col ferro circolare, filo a sinistra. Con la mano destra raccolgo il filo nello stesso modo e come se per chi lavora con i ferri dritti stessi lavorando con i ferri dritti. Perché io trovo che sia una maniera di impugnare il filo che lo tiene ben fermo, almeno non va dove non deve andare. Allora, io a questo punto devo fare 15 dritti e voltare il lavoro, se non lavoro, sì. 16 dritti, perdonate, giusto, 16 dritti. Quindi inserisco il ferro destro come per fare una maglia dritto. Il filo e i fili da fermare li passo come per fare un dritto. A questo punto mano lo lavoro. A questo punto porto di nuovo il filo come per fare un dritto, quello di lavoro, e questo lo porto indietro in posizione originale. A questo punto estraggo la maglia e per magia lui è andato a finire sopra. Ora faccio una maglia dritto normale, senza fare nient'altro, e notate che il filato io non l'ho mai mollato, E poi adesso mi fai lo di stesso nuovo gioco. io non l'ho lasciato, mi raccomando, questo è importante di finirlo sempre di nuovo sopra, di nuovo sopra, Di nuovo sopra. scavallo e lavoro una maglia dritto, una maglia, e cosa è successo? Di nuovo se ne è finito È il sotto. discorso di quando ti tiri dietro un Brava, giacardo. brava, esattamente, Immaginavo. esatto, di nuovo così. Così, questo invece mi ha dato un po', è rimasto un po' in realtà, però chi se ne frega se è fermato in un modo o nell'altro lo stesso, tiro fuori un dritto, così, 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 così. Bene, molto automatico Quante poi. maglie? Allora, dipende da quanto filo hai soprattutto, ma anche fino in fondo. Anche fino in fondo perché fino in fondo a questo ferro, ovviamente devo fare 16 dritti, e come so che sono arrivato a 16 dritti, facile, dove finisce il colore diverso, sono quelli. Quindi sto alternando sempre una maglia dritto e una maglia, diciamo, incastrata, bloccata. Ok, ci sono, questa è l'ultimo diritto. Quando siamo, L'ultimo abbiamo diritto. fatto Cosa è sei successo dietro? mondini, Zan, c'è la zan, striscia di spera. Facci vedere. zan, zan, zan. È successo che il filo corre sopra e sotto le maglie. Allora, qui Ok. tira un po', quindi perché io tendo a tirare sempre tutto, basta allentarlo un pochino e dargli un po' di morbidezza. Se è troppo, si ritira un po'. Qui magari diamo una rizzatina alla maglia. A questo punto, allora, non è necessario fermarlo. Allora, io di solito aspetto a tagliarlo non alla fine del lavoro, perché figurati se voglio sto rompimento di palle fino in fondo, ma almeno ad aver finito una riga, una serie di moduli, perché nel frattempo, mentre io maneggio il lavoro, questo si aggiusta e si adegua, ok? E quindi ho modo di dargli di assestarsi, perché tagliandolo adesso lo facciamo, Luisa. Tagliandolo adesso, facilmente muovendolo, lui, tu vedi, esce. Poi, perché lo taglio a fine riga? Perché io a fine riga mi passo la bustina della, cioè una bustina mia del lavoro, là, quella là, grazie. Ho la mia fedele colla per tessuti, lo so che sembra un'aberrazione. Addio, volevo riprendere prime, sponsor prima. prime, vendita prime, vorrei le commissioni sulle vendite, grazie, sto facendo cromazione. Non so come si Quando per i per tessuti, incollare, per prefilare tessuti, per prefilare tessuti? No, Perché questa è specifica per prefilare, poi non so. cosa dietro vedremo? E fare Per sorfilare, per devi sorfilare, fare per bloccare il comunque, margine del tessuto sentite che non questo squisito sorfili. aroma di roba sintetica che fa benissimo alla salute, fatelo all'aperto, ve lo consiglio. Proprio oggi, Ma così. perché dietro Perché questo, siccome sono tante, se fossero poche, vuol dire, ma siccome sono tante, prima o poi qualcuno schizza fuori. Schizzano sul rovescio, non sul diritto del lavoro. Quindi, in ogni caso, non le avrete sul diritto del Ma lavoro. quando la lavi non si combina. No, no, no. È anche vero che se non è un filato peloso, non è niente, ma se no, con un pugno di carta assorbente, gli do il tempo ad asciugarsi, che è molto veloce. Se non è un filato peloso, non funziona. Peloso intendo dire che ha fibra pelosa tipo lana, mohair, cashmere, cioè tutto ciò che è fibra animale e ha un po' di pelo. La seta, niente. Cotone, male. Che vi posso dire? Lino, un pochino meglio perché ha più, è ruvido. Proviamo quella lì Quindi perché ne ho a casa in provate, prova quella che hai, soprattutto se si sente, perché questa di buono che
lascia, non voglio dire niente.